del Melo, Beato Franco, chi possiamo dire, tutte e due, pregate per noi. Ci affidiamo a te, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Allora, siamo alla parola guarda, guarda. E la Laudato Si' dice: l'essere umano ha il compito di coltivare e custodire il giardino del mondo, sapendo che lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. E allora quello che vorrei dire è come vedo questo tempo di oggi. Cosa guardo se apro gli occhi e vedo il tempo che viviamo? E io vivo in questa pieve romanica bellissima del 1100, e che ha una simbologia che è tutta legata al numero 7. Ci sono sette colonne a destra, sette a sinistra, sette monofore, e se ci sono le dimensioni del 7. 28 metri lunghi, 7 per 4, però voi sapete che il 6 è il numero del diavolo. Nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, il 6 per 3 volte è il numero del diavolo, perché il numero 6 in ebraico è un numero che frena prima di aprirsi al 7, e tutto ciò che frena la vita è male. E vi dicevo che buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita. Il diavolo e il serpente si morde la coda, e ciò che chiude è male. E allora vorrei dire sei piccole cose per partire che vedo di questo tempo in cui si vive. La prima cosa è che siamo tutti più soli e muti nel dolore. La solitudine, vi ricordate Adamo in paradiso ed è triste? E uno dice: come mai? Sei in paradiso, meglio di lì dove vuoi andare, eppure era triste. E Dio geniale gli dice: Adamo, in settimana ho creato le piante, gli animali, ma perché non gli dai un nome? E lui, poverino, prova a dare un nome agli animali, alle piante, ma continua a sentirsi solo. E allora prende la costola di Adamo e fa Eva. La parola costola in ebraico vuol dire il tuo faccia a faccia. La donna è il faccia a faccia dell'uomo, uno che ti guarda, che sta con gli occhi su di te. E allora oggi è un tempo in cui siamo tutti più soli, ma la solitudine ne abbiamo parlato l'altra volta. Siamo anche muti nel dolore. Oggi le persone hanno dei dolori che sono muti, sono pigiati dentro di sé e prima o poi scoppiano. Per cui il dolore bisogna tirarlo fuori, bisogna esprimerlo, bisogna farlo attraversarlo, non puoi chiuderlo. E allora la nostra è una generazione che ci ha reso tutti più soli e tutti più muti nel dolore. La seconda cosa che vedo in questo tempo è che è stata uccisa la consapevolezza. Consapevole vuol dire che se vuoi capire cos'è il fuoco, metti una mano un attimo su una candela e lo senti che roba è il fuoco. Vuoi capire la vita, la devi toccare. La vita, se la vuoi capire, la devi toccare. La consapevolezza avviene vivendo, non ragionando. Vedete il virtuale, anche questo nostro modo di comunicare. Lo sentite come è faticoso, difficile, come il virtuale è troppo, ma era già troppo da troppo tempo. Vedete, chi ha fondato Facebook è un genio perché ha fatto miliardi. Non so se vi ricordate, lo slogan di Facebook era "Mai più soli", roba da matti. Lo vedete che più si comunica così, in un modo tecnologico, e più siamo soli? E più rimani solo dentro. Quindi la vita va toccata se la vuoi capire. E il mondo virtuale a volte veramente non ci fa capire un Fa capire un granché. grandissimo. Mi sentite? Sentite? Ci siamo un po' Vi prego di togliere i microfoni, di Sì, spegnere i sentiamo. microfoni. Io sento qua, sì.
Vai, padre Luigi. Siamo? Sì. Allora dicevo, la prima cosa che vedo è che siamo tutti più soli e muti nel dolore. La seconda è che ci è stata uccisa la consapevolezza vita per cui il virtuale ci ha ingannato. La terza cosa che ci è stata distrutta dentro di noi è la responsabilità. Avete visto che ormai la colpa sembra non ce l'abbia più nessuno, che la colpa è sempre di qualcun altro. C'era Madre Teresa un giorno, mi sentite? Io continuo, se non Sì, riesco. ti sentiamo. Bene. Sì. C'era Madre Teresa Sì, è chiaro. un giorno che sta pulendo un lebbroso, arriva un giornalista e gli chiede: Madre, cosa c'è che non funziona in questo mondo? E lei, poverina, si gira e gli fa: Signore, quello che non funziona sono io e lei. Capite? Non esiste la società, non esiste la comunità, io e te. Responsabile vuol dire rispondere. Vedete, quando io morirò, quello che mi giustificherà non sono i 12 libri che ho scritto, non sono i 4.000 metri che ho costruito qui a Romena, ma sarà una domanda: ci sarà più vita o più morte dopo che sono passato io? Ve lo chiedete mai? È più quello che ho costruito o quello che ho distrutto, pestato, sciupato? E allora la responsabilità, un'altra cosa fragile che vedo di questo tempo. Il quarto punto sono i ritmi. Si sta vivendo ormai da anni con dei ritmi folli. Da quando è nato il mondo non si è mai campato così. Si seminava, si aspettava, se non si fa oggi si fa domani. Come fa oggi, io mi chiedo, un padre o una madre a vedere se tuo figlio si droga, se è felice, se è triste, se arrivi a pezzi la sera, sfinito? Come fai a sentirlo? Io consiglio a tutti i genitori, prima di entrare in casa, di fare un giro intorno al palazzo, rimettere insieme mente, corpo e anima e dopo entrare in casa e allora senti di più, perché questi ritmi ci hanno separato mente, corpo e anima. Lo vedete, siamo tutti mezzi esauriti, il corpo qui, la testa da un'altra parte, l'anima non si sa dov'è. Questo è ciò che ha prodotto i ritmi folli di questo tempo. L'altra cosa che vedo, la quinta, è una separazione fra i sogni e la realtà. I sogni sono sempre più utopia, la realtà è mediocre e se noi non abbracciamo un sogno con la vita stiamo male. Se vuoi essere felice, devi abbracciare un sogno e farlo diventare vita. Vi dicevo l'altra volta che a me tante volte mi hanno detto: sii realista, sii realista, cosa pensi di fare? Ma chi pensi di essere? Attenti che il realismo non crea la realtà, sono i sogni che creano la realtà. Io ho sognato prima questo luogo e poi ora si tocca, è diventato vita. E allora un altro squilibrio di questo tempo è fra il sogno e la realtà. L'ultima parte, l'ultimo punto, il sesto, ci è stata uccisa la volontà. Abbiamo una volontà debole. Vi ricordate Gesù? Vuoi guarire? Se vuoi guarire, alzati e cammina, muoviti. Vedete, Gesù non dà risposte, Gesù pone domande. Spesso si considerano nevrotici coloro che si pongono domande. A me mi piace le persone che si pongono domande. Vi dicevo l'altra volta che bisogna smettere di dare risposte alle persone. Bisognerebbe abitare le domande delle persone, camminare con loro, gioire con loro, soffrire con loro. Gesù invece dice: guardati dentro, chiediti cosa vuoi davvero e se lo vuoi, alzati e cammina, il tuo cuore sia senza paura. Le difficoltà e gli ostacoli servono anzitutto a saggiare volontà. Questo ci servono le difficoltà e gli ostacoli. Dov'è il tuo tesoro? Sarà anche il tuo cuore. Vedete, la nostra volontà si è fatta fragile perché
perché il nostro cuore non sa più qual è e dov'è il tesoro della nostra vita. Per questo abbiamo una volontà debole. La vita ci muore dentro perché non siamo motivati. Spesso siamo sospinti dall'esterno verso degli obiettivi astratti, mentre la vita ha il suo tesoro nelle persone. La vita ha il suo tesoro nei gesti, nei luoghi, nella parrocchia, nello spazio che vivi. E allora la nostra volontà è debole perché non abbiamo l'audacia di proporzionare le nostre forze all'altezza dei nostri ideali. Vi ricordate San Francesco? Non aveva paura della vita. Francesco non aveva paura del cielo, della terra, del lupo, del fuoco. E allora anche noi, come lui, dobbiamo imparare a vivere stando dentro la vita, prendere decisioni e saper riscegliere ogni giorno con forza. Vedete, noi abbiamo fatto una scelta che è la vocazione. La scelta è un colpo di scena. Il problema è riscegliere. Riscegliere ogni volta quello che abbiamo scelto all'inizio. Allora, questi sono brevemente i sei punti negativi di questo tempo che io vedo, di questo tempo che stiamo vivendo. Ci hanno resi più soli e muti nel dolore, ci hanno ucciso la consapevolezza, ci hanno tolto la responsabilità, i ritmi sono folli, hanno separato i sogni dalla vita e abbiamo una volontà debole. Questo è quello che vedo. E allora io ora, adesso, nella seconda parte, mi chiedo da dove si può ricominciare? Quali sono i punti per ripartire? Prendo un esempio, vi ricordate l'immagine di David e Golia? David, un giovane, veloce, agile, Golia, questo prepotente, armato. David mette l'armatura, si rompe l'armatura, a un certo punto, vi ricordate, butta via l'armatura, va al fiume di casa, prende 5 ciottoli di fiume tondi, prende la fionda e butta giù Golia. Vorrei dirvi quali sono i punti che potrebbero davvero buttare giù questo mondo a volte marcio e ricostruire qualcosa di nuovo. La prima cosa è la dignità e la libertà. La dignità e la libertà. Vi ricordate che Gesù parla delle beatitudini? Beati voi poveri, beati voi che soffrite. E a noi abbiamo quasi sempre tradotto la parola beato più o meno con la parola felice. Felice te che soffri. Che è una stupidaggine, lo capite al volo. Infatti il termine ebraico della parola beato non vuol dire felice, ma vuol dire stare diritti in piedi. Allora sì che la capisco. Stai diritto in piedi, tu povero. Stai diritto in piedi, tu che soffri. Io ho visto dei poveri che sotto un manto di stenti erano dei re. Ho visto persone morire di tumore che erano dei signori. Io amo la dignità. Io ho questi genitori a cui è morto i figli. Ci vediamo ora meno, ma continuamente ci siamo visti. E non c'è niente di più bello di loro. Persone che avrebbero avuto tutto il diritto di maledire la vita per come gli è andata male, che invece di maledirla la benedicono. Questa è la dignità delle persone. Stare diritto in piedi quando tutto crolla. Gesù non si è fatto comprare. Per questo abbino io la parola dignità alla parola libertà. Perché le persone dignitose sono libere. Io amo Gesù perché non si è fatto comprare da nessuno, né dai soldi, né dal potere, né dall'ambizione, nemmeno dalle emozioni. E allora il primo regalo che ci potremo fare per ricominciare è riprendere in mano la dignità e la libertà. La seconda piccola pietra è la fragilità.
Io amo molto la fragilità. Forse dobbiamo riscoprire, imparare ad accogliere la fragilità. In questo mondo dell'apparenza è difficile mostrare la fragilità. Anche fra noi preti è più facile far vedere il meglio di noi che far vedere davvero le nostre fragilità. Così se uno ha un difetto, cosa facciamo noi? Se uno ha un difetto lo nasconde. Più lo nascondi, più si vede. Più si vede, più tutti ti distruggeranno. La cosa più stupida è nascondere che hai paura, è nascondere che sei timido, è nascondere una parte di te perché la vedano tutti e ci giocano, ti distruggono. Io l'ho capito sulla mia pelle, sulla mia vita questa cosa. Dopo 7 anni di prete, io sono andato in crisi e sono andato via. Ho chiesto al vescovo un anno e ho detto dammi un anno, non ci capisco più niente. Ho preso lo zaino, sono andato 3 mesi in Bolivia dai campesinos, nel villaggi, altri 3 mesi in Algeria, sulla via di Charles de Foucault nel deserto. Poi ho pensato a me. Poi sono tornato dal vescovo, ho detto va bene, torno a fare il prete, torno a fare il prete, però dammi questa pieve diroccata, ho un'idea, voglio ripartire da qui. E allora ho cominciato, ma la crisi più vera l'ho avuta il mese prima di tornare, perché ho detto non posso aiutare il mondo se non capivo il motivo vero della mia crisi. E i due motivi veri della mia crisi erano la timidezza. Io sono timido da impazzire, non per nulla tendo ad aggredire, tendo, sentite, a dire le parole in un modo forte, perché i timidi o aggrediscono o scappano, avete visto? I timidi non tengono un rapporto normale, o ti aggrediscono o vanno via e non riescono a guardarti un minuto fisso negli occhi. La seconda cosa sono queste mani che vi dicevo. Sono nato con queste mani qui perché la mia mamma aveva preso il talidomide. E allora io mi sono detto, trovai un salmo, la pietra scartata è diventata la pietra angolare. Mi sono detto, ma perché le due cose più brutte di me, questi occhi impauriti e queste mani, non può diventare il meglio di me? E allora, vedete, mi sono messo a lottare con me stesso. Sono stato un anno intero a guardare tutti fisso negli occhi. Ho detto, pensino quello che vogliano, io non scapperò dagli occhi di nessuno. Tremavo, diventavo rosso, ma non scappavo dagli occhi di nessuno. Secondo queste mani, ho detto: o c'è bellezza in queste mie mani, o sono finito. E allora ho cominciato a creare con queste mani. E allora, vedete, a me ora non mi può distruggere più nessuno, perché non ho paura di guardare fisso negli occhi chiunque. Non ho paura di dirvi faccio schifo con queste mani, ma se io nascondevo, l'avreste visto tutti e mi avreste distrutto tutti. Quando Gesù dice la tua debolezza e la tua forza è la cosa più bella che ha detto. La fragilità è la tua forza. Noi invece abbiamo paura della fragilità. E se potessimo invece pensare che la nostra fragilità è la cosa più bella che abbiamo, è la forza più grande che noi abbiamo. Anche noi della Chiesa spesso abbiamo paura di essere pochi, abbiamo paura del numero. Io non credo che non dovremmo aver paura di questa fragilità. Gesù non ha mai avuto paura di rimanere in pochi, perché era più importante, gli altri verranno dopo. E allora io amo molto, vedete, le canzoni di Fabrizio De André. Le amo molto perché amo lui come amo i poeti che parlano della fragilità. Per esempio, vi ricordate il pescatore di De André, in cui racconta di quell'uomo che incontra un assassino e senza giudicarlo gli dà lo stesso un pezzo di pane. Vi ricordate il testamento di Tito, dedicato al ladrone che l'ha combinata di tutti i colori e morendo accanto a Gesù sulla croce,
dice che questo Gesù che muore, in quel momento io ho capito l'amore in quel momento. E vi ricordate la canzone di Marinella? Lui racconta di aver scritto questa canzone pensando, avendo letto un trafiletto di una bambina prostituta buttata nel fiume e uccisa, e lui dice: io ho scritto questa canzone per addolcirgli la morte. O la canzone dedicata a Luigi Tenco, Preghiera a gennaio, quando lui dice: Dio di misericordia, ascolta la sua voce che ora grida nel vento, vedrai, sarai contento. Ecco, io amo molto la fragilità. E la terza cosa, terza pietra, veloce, è benedire. Io amo la benedizione. Vedete, mentre si dice nel Vangelo di Luca, mentre egli li benediceva, si partì da loro e fu portato in cielo. Benedire. Noi sacerdoti siamo gli uomini della benedizione. Benedire vuol dire unire le divisioni. La benedizione unisce le divisioni. L'Esodo, Dio promette di benedire il pane e l'acqua in modo che non rechino danno. Il Salmo 65, Dio benedice i germogli affinché la terra sia feconda. Il Deuteronomio, Dio benedice il lavoro affinché produca frutto. Benedire è dire il bene. Gesù dice: lasciate che i bambini vengano a me. I discepoli parlavano male dei bambini, Gesù ne parla bene. Benedire vuol dire dire il bene. Come Zaccheo, la gente ne parla male, Gesù benedice e dice che anche lui è figlio di Abramo. E allora benedire è unire le divisioni, benedire è dire il bene, benedire è la promessa. Vedete, la vita è una benedizione, anche nella sua provvisorietà, anche se domani non ci saremo più. Benedizione accende la speranza e la speranza muove la storia. E allora dobbiamo benedire la terra, sentirne il peso e portarla con noi verso la trasfigurazione. Vedete, la vita religiosa è resurrezione, è togliere le condizioni che ci rendano dentro un sepolcro, è l'abolizione di una forma, la vita religiosa, di un'opinione, di una teoria, e andare oltre, è gettare la nostra vita per ritrovarla. La quarta piccola pietra, oltre la benedizione, il benedire, è la natura, la natura. Quando il pio israelita moriva fuori dal suo paese, gli veniva sparsa sugli occhi un po' di terra, della terra santa, perché la terra è provvidenza, è nutrimento, quindi è madre, ma è anche casa. E il dolore della terra è simile al dolore di chi patisce la stessa violenza, la stessa arroganza. La terra e l'umanità gridano la stessa passione. La terra è compagna con la quale mangiamo lo stesso cibo e ci curiamo delle erbe della terra. La cura abbraccia il cielo e la terra. Prendersi cura delle cose implica intimità. La tenerezza e la cura senza nessuna ossessione. Sorella e madre la chiama San Francesco e la chiama Papa Francesco, sorella e madre. Mettere la terra al centro del nostro pensare, il Vangelo ci cambia tutta la prospettiva. È commovente ed è anche affascinante vedere il mondo con lo sguardo di Gesù, non a partire dalla cima del monte, ma a partire dall'orto di casa.
leggere il Vangelo come fa Gesù dalla terra. E allora ci porta alla scuola delle piante, della vite, del filo d'erba. Dalle parabole di Gesù emerge una visione emozionante del mondo. Parla di continuo di seminare, di spuntare, di maturare. Sorella Maria di Campello, a cui sono molto caro, perché se dicevi a padre Turoldo chi era il suo maestro, era padre Giovanni Mannucci, ma se dicevi a lui chi era il tuo riferimento, era sorella Maria di Campello, una suora morta negli anni 60, geniale con le sue sorelline, diceva: non mi stancherò mai di dirvi che considero un dovere sacro quello di uscire all'aperto e di contemplare la bellezza che ci attorna e di salutare i luoghi amati e tutte le creature. Vedete, dice Papa Francesco che tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio. E la Laudato Si ci dice che la natura è una rivelazione continua del divino. Quanto sarebbe bello tornare a parlare alla gente in parabole, come faceva Gesù. E lui camminava nei campi e parlava con l'esempio della natura, di quello che succedeva intorno. Nell'ultimo secolo abbiamo usurpato tutto e allora forse abbiamo davvero bisogno di una nuova comprensione della natura, di una nuova immagine dell'uomo. La terra provvede a noi prima ancora che noi coltivassimo e custodissimo la terra. Il Papa dice che la terra è la nostra casa. Isaia chiama persino il Messia un frutto della terra. Per il cristiano la fede non è una fiducia solida. La fede per il cristiano è una fatica, un dolore. Dice San Giovanni della Croce che proprio quello è. Il fatto di toccare la vita e chiudere gli occhi e procedere al buio. Questo dice San Giovanni della Croce. La fede è chiudere gli occhi e procedere al buio, perché non hai nessuna certezza. E lo diceva il Cardinal Martini prima di morire. La morte è l'ultimo atto di fiducia che Dio mi chiede. E allora è importante questo fidarsi, questo affidarsi. L'ultimo punto che vorrei dire, la quinta piccola pietra, è la speranza. Guarda in cielo e conta le stelle, tale sarà la tua discendenza, dice il libro della Genesi. È questa la fede, dice il Papa. Questo è il cammino della speranza che ognuno di noi deve percorrere. Se anche a noi rimane come unica possibilità quella di guardare le stelle, allora è tempo di fidarci di Dio. Non c'è cosa più bella, la speranza non delude. Noi siamo uomini della speranza. E in questo tempo in cui è veramente faticoso sperare da parte della gente, di tutti, noi bisogna avere una speranza contro ogni speranza. La parola futuro viene dal latino del verbo essere, ciò che è sul punto di essere, ciò che sta per essere. Se il futuro sparisce, evapora anche il presente. Chi spera ha fiducia, chi ha fiducia spera. Dice il Vangelo di Marco: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Cos'è questo per tutta questa gente? Ma da quel poco Gesù fa sorgere l'abbondanza. Per noi oggi questo dice che la Chiesa saprà dare testimonianza alla speranza accogliendo la propria fragilità. Noi potremo dare speranza a questo tempo accogliendo la debolezza di questo
nostro tempo. Noi dobbiamo imparare questa speranza, liberata dall'impazienza di vedere subito i risultati. Proust scrive: il vero viaggio di scoperta non consiste nell'andare in cerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. Vedete, la vita non cambia. Spesso le persone non cambiano. Può cambiare il nostro modo di vedere la vita. Quello può cambiare. Posso vedere un confratello in un modo con altri occhi. Questo può cambiare. Scriveva ancora Peguy: la piccola speranza avanza tra le due sorelle grandi, la fede e la carità, e non si nota neanche. Ecco, la speranza non si nota neanche. In realtà, fra il poco e il niente c'è un abisso. E la grande ricchezza della speranza non è data a chi contempla il mondo come se non gli appartenesse. Pochi giorni prima di morire, Bonhoeffer parlava così: l'essenza dell'ottimismo non è soltanto guardare al di là della situazione presente. Ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari. Il futuro lo rivendica per sé. Ci sono cose che non smetteresti mai di guardare. Sui monti di Lumena. C'è qualcuno con il microfono aperto, lo chiuda. E allora per me lo sguardo è la cosa più preziosa, perché avete visto quanto abbiamo bisogno di occhi nuovi. Io vi dicevo che ogni mattina, salendo qui alla Pieve, chiedo a Dio due cose. La prima, di rimanere piccolo, umile, perché sento che la cosa che può distruggere la vita di una persona e di un prete è l'orgoglio, è il pensare di essere qualcuno. L'altra cosa che chiedo ogni mattina è di rimanere piccolo, ma soprattutto di avere gli occhi di Dio. Io avrei una voglia pazza di avere gli occhi di Dio. Vorrei davvero vedere il mondo come Dio lo vede, vedere voi come Dio vi vede. Padre Luigi, aspetta il microfono. Ora mi sentite? Ok. Sì, sì, sentiamo, sentiamo. C'è qualcuno con... Va bene, io ho finito qui. Magari se avete un po' di domande oppure di pensieri che vi frullano. Io in sintesi vi ho detto i sei punti negativi di questo tempo che vedo, ho cercato di dirvi le cinque piccole pietre su cui si potrebbe ricominciare. Quindi condividiamo fra di noi, più che domande, mi piacerebbe che ognuno un pensiero su una di queste parole, su qualcosa. Grazie.
Chi comincia? Io potrei dire qualcosa, che abbiamo scambiato la parola beato con quello di felice, e quindi il fatto di stare in piedi. Stare in piedi anche attraverso le nostre fragilità, lei diceva gli occhi e le mani, e forse anche questo coraggio, vedere le cose che non vanno e metterli in prima istanza che ci può fare beati. Il fatto di stare in piedi, malgrado abbiamo delle cose che potrebbero metterci anche un po' seduti. Grazie della bella relazione. Grazie a te. E ogni mattina all'ora media terza mi colpisce sempre quell'espressione «Donaci, Signore, occhi limpidi che vincano le torbide suggestioni del male». E coloro che ci hanno educato nella fede ci dicevano che gli occhi sono lo specchio dell'anima, uno sguardo che accoglie, che perdona, che dimentica i torti passati, che non giudica, che non condanna, certamente è il dono più bello e più grande della vita. E mi colpisce proprio questo desiderio che ogni mattina tu rivolgi a Dio, da una parte l'essere piccolo del Vangelo e dall'altra parte sapere guardare con gli occhi di Dio. E vedere gli altri, diceva Chiara Lubich, guardare gli altri ogni mattina con occhi nuovi come se li vedessi per la prima volta. Ma ci ho provato alcune volte, e tutte le volte in cui ci ho provato, con l'aiuto di Dio, ne ho provato una grande gioia e una grande libertà interiore. Però è un dono troppo grande quello di vedere il mondo, la storia, la propria fragilità, quella degli altri, con questi occhi della misericordia, con questi occhi sempre nuovi di Dio nei confronti nostri, nei confronti miei. E quindi questi punti che ha voluto mettere in luce questa sera a proposito dello sguardo, senza dubbio sono punti luce e che meritano continuamente di essere attenzionati proprio in cammino verso la Pasqua che ci dà nella fede e la certezza di questo sguardo di risurrezione di vita che il Signore ha voluto come dire, affidare a coloro che credono in Lui. E quindi grazie Padre per questo rinnovato desiderio di vedere con gli occhi di Dio anzitutto la mia e l'altrui fragilità. Grazie Angelo, grazie. Don Luigi, spesso sottolinei il fatto di considerare la fragilità non come una disgrazia, diremmo, ma come un'opportunità. Ora, quest'anno con un gruppetto abbiamo letto, stiamo comprendendo, La realtà sa di pane. Quando parli della pietra scartata, una frase ci ha colpito, vorrei approfondirsi un attimo. Quando scrivi, ho scelto il metodo di lavoro secondo il mio temperamento e sensibilità, sapendo che Dio mi ha fatto nascere perché voleva partorire un senso. Siamo fermati su questa parola. Dio mi ha fatto nascere perché voleva partorire un senso. E sapendo che un vero maestro è ogni uomo e donna che soffre ed ogni pietra scartata. E ci aiuta ad approfondire questo concetto un attimo. Partorire un senso. Sì, io credo che io sono molto emozionato, parto sempre dai genitori a cui è morto i figli, perché
Io ho parlato poche volte a loro di Dio, ma vi assicuro che loro mi hanno parlato molto di Dio, anche senza magari nominarlo. E quello che loro sentono profondamente è che nessuno come quel figlio tornerà su questa terra. A me mi viene i brividi quando sento questo. Nessuno come te, come me, tornerà su questa terra. Questa idea di essere unici e irripetibili, per me è una meraviglia nella vita, questo pensare. E questo vuol dire che ogni persona, ognuno di noi, ci ha fatto nascere Dio per partorire una direzione, un senso, un dettaglio, anche una piccola cosa. E io credo che ogni essere umano, anche chi ha fallito tante volte, può veramente essere un piccolo frammento di Dio. Cioè io quello che cerco di vedere, io i difetti li vedo delle persone, non è che sono stupido e penso che tutti siano buoni e ci abbiano del buono. So che c'è mille fragilità, ma so che ogni persona, se Dio l'ha creata, c'era un motivo. Ci deve partorire qualcosa prima di morire. Deve venire fuori una parte irripetibile, unica, meravigliosa che ci può avere. È chiaro che dicevo che la fragilità, io ne parlo sempre bene perché ho avuto la fortuna di trasformare questa fragilità in una benedizione, in qualcosa di utile. Però c'è una fragilità che veramente tortura le persone. Io, per esempio, sono timido da morire e mi ricordo quando avevo 15 anni che andavo al mare e lì accanto, sotto l'ombrellone mio, lì vicino a 5-6 metri, veniva una ragazza bellissima con nell'altro ombrellone. Sono stato lì 15 giorni e non sono riuscito a dirgli una parola. Lei guardava me, io guardavo lei, ma non sono riuscito a dirgli una parola in 15 giorni. E se io penso quel momento, non penso che ero stupido. Mi fa tenerezza, capito? Mi fa tenerezza quello sguardo, quel momento. Perché alla fine la fragilità ti porta dentro questa voglia di non sciupare, di non pestare. Perché capivo che avrei sciupato tutto con le parole. E allora io amo la fragilità perché dentro c'è vita. Ecco, ci sono dei momenti di vita intensa, profonda, vera, e sono spesso dentro la nostra fragilità. Il problema poi è chiaramente come la timidezza, no? Nei ragazzi, che la timidezza, io dico, è buona. Per esempio, se un genitore ha due figli, magari vedono che il più timido di tutti è il meglio di tutti, perché è quello che ha una sensibilità 10 volte più alta degli altri. È quello che se in casa qualcuno sta male lo vedano per primo. Quindi io dico ai genitori, non distruggete quella timidezza, è la parte più bella che ha. Poi gli potrai dire, se gli si blocca la vita, prova a dirgli dai, muoviti, fai qualcosa come ho fatto io, no? Lotta con te, cerca di guardare negli occhi le persone, non aver paura. Però ecco, partiamo dall'idea che la fragilità, dentro la fragilità, c'è veramente il cuore di Dio. Perché se pensi a tutto il Vangelo, Dio si intenerisce sempre di fronte alla fragilità delle persone, ma anche di fronte agli apostoli, no? Che lo rinnegano, lo tradiscono, dicono una cosa e poi non la fanno. Ma lui ha sempre questa tenerezza, quasi un sorriso, no? Di vedere questa fragilità e non condannarla mai. Non so se ho risposto un po'. Qualche altra condivisione avete? Grazie. Grazie Gigi. Mi sentite? Sì.
Allora, intanto grazie per la bella riflessione e le belle provocazioni che ci ha lanciato. Vorrei rifarmi un attimo a quello che dicevi verso la fine, no? Dove dicevi che la nostra vita in effetti dovrebbe riprendere anche così il linguaggio delle parabole. È molto forte questo. Fra l'altro, qualche mese fa è uscito anche in italiano un libro di Dominique Corlin, Mettere la propria vita in parabole. Molto molto bello. E proprio in effetti la nostra vita, parlo proprio soprattutto della speranza, dovrebbe rifarsi proprio a questo mistero di crescita che così non dipende da noi, è di piccolo seme. Mi ricordo quando tu una volta alla fine di una veglia hai dato a tutti un piccolo seme proprio sul palmo della mano, no? Il seme di senape, il semino di senape. Quindi penso che la nostra vita proprio in positivo debba riprendere queste cadenze, ma non solo per un fatto formale, ma per un fatto sostanziale, perché dietro questo c'è il nostro impegno, c'è la volontà veramente di cambiare, quindi di sperare veramente. Grazie. Grazie a te. Ieri sera eravamo collegati con movimento del rinnovamento dello spirito, Don Angelelli ci ha fatto una riflessione quasi distinto il valore che c'è, il significato che c'è fra fragilità e vulnerabilità, che forse in questo tempo è particolarmente interessante vedere queste accezioni così. Tante volte noi li confondiamo come se fossero due sinonimi, mentre in realtà la fragilità può diventare facilmente una risorsa, la vulnerabilità è un po' mettere a rischio la fragilità. Portava l'esempio di un bicchiere di per sé di vetro può essere fragile, ma non è fragile. Diventa vulnerabile quando si mette a rischio perché sta sull'orlo di un mobile e si mette a rischio, diventa vulnerabile perché uno passando lo butta giù. È chiaro che questa è un'immagine anche che può benissimo applicarsi alla nostra vita. La fragilità è comunque un valore, è comunque una opportunità di risorsa. Ma la fragilità può diventare, se si trasforma in vulnerabilità, rischia parecchio. Io penso che nel tempo che noi stiamo vivendo, non tanto della pandemia, ma piuttosto direi di una pandemia interiore, che la vulnerabilità per me è caratterizzata soprattutto quando uno atrofizza, anestetizza la propria vita. Quando in maniera inopportuna, senza che ce ne accorgiamo, rischiamo fortemente di farla diventare una consuetudine, quando la nostra vita ad un certo punto scade nel contesto della dipendenza e dei luoghi comuni, per esempio nel nostro dire, nel nostro incontrarci, nel nostro vivere ogni relazione sotto, diciamo, la sfera della precomprensione, del pregiudizio, dell'immagine comune. Quando noi, piuttosto che diventare ed esprimere creatività, ed esprimere audacia, no? Del nostro zelo pastorale, quando abbiamo paura di quel fuoco che nella lettera pastorale ho richiamato con il testo di Geremia, abbiamo paura di far ardere dentro il nostro il fuoco, no? Come un fuoco ardente che ho nel cuore, o quando addirittura abbiamo paura di quelle parole di Gesù: lo zelo per la tua casa mi divora, abbiamo paura di lasciarci mangiare, no? Dallo zelo, dall'entusiasmo, dalla forza, dalla creatività, dall'esuberanza, dalla continua
io direi, esperienza di inquietudine, di vivere e di essere Chiesa. Ma trasformiamo la nostra inquietudine in irrequietezza, perché non abbiamo più un luogo da abitare o un luogo dove lasciamo abitare lo Spirito di Dio in noi, no? Allora in quel momento veramente vediamo che siamo dei preti normalizzati, diventiamo dei preti e viviamo il nostro ministero quasi direi con il rischio del determinismo psichico, no? Accade una cosa, reagisco, accade una cosa, reagisco, per cui non in realtà esprimo la bellezza e la novità del creato, ma reagisco a ciò che accade. Significa che non sono più, forse nel catechismo dei giovani, nell'introduzione negli anni 70, quando ho presentato questo bellissimo catechismo, si parlava, dobbiamo decidere se dobbiamo essere carretti oppure dobbiamo trainare. Siamo delle persone trainate. Ecco, la bellezza del tempo quaresimale, la bellezza del nostro tempo, che ci provoca in maniera forte, ma non possiamo noi essere come delle palle pazze, no? Che rimbalzano perché fortemente indurite, no? Perché fortemente sclerotizzate. Abbiamo bisogno veramente di vivere una esperienza ricca di elasticità, perché è quello che ci consente di aprire il cuore verso tutti, di non scandalizzarci neanche delle fragilità, di capire, di avere la scaltrezza che quella fragilità è un'espressione della bellezza di Dio in ognuno dei nostri fratelli, non diventa mai e non può addirittura diventare la scaltrezza ermeneutica per vedere come io posso colpire il mio fratello fragile, perché così l'ho reso totalmente vulnerabile, quasi con una cultura del dominio sull'altro, del possesso e non della libertà interiore. Questo ci può aprire tutti quanti in un'esperienza di fraternità che è arricchente. Questo mi fa scoprire la bellezza del mio fratello. Questo mi apre ad una dimensione comunionale dove tutti i paradigmi di una Chiesa ben organizzata, ma col rischio di una Chiesa che è centro commerciale, dove i fedeli magari diventano l'oggetto da mettere in vetrina o negli scaffali, per come me ne posso impossessare, se non addirittura anche se non in possesso dei fedeli, come posso dominarli, come posso utilizzarli, come io posso esprimere la mia baronia ecclesiale, no? Uscire fuori da questa logica, ma si può uscire solo se il nostro cuore si apre nell'obbedienza a quello che il Signore ci chiede, se veramente abbiamo la forza di poter scoprire che un sogno ha bisogno, dicevi tu poc'anzi, di tradursi in realtà, dove riesco a scommettermi, riesco a non stupirmi della mia fragilità, ma tu accoglierla come una opportunità per lasciare trasparire in maniera virginale, direi, la presenza di Dio nella mia storia personale e nel mio confronto con gli altri. Io penso che alcuni aspetti, non prendeteli tutti per buono, perché sto parlando così ex abrupto, quindi forse neanche in maniera ordinata riesco ad esprimermi, però alcune sollecitazioni che possono caratterizzare il cuore di uno sguardo, di quel guardare, del sentirci guardati da Dio e del saper guardare Dio. È bello nella nostra vita sacerdotale che riusciamo ad aprire il cuore all'accoglienza, all'accoglienza. Santo Padre ce l'ha ricordato in modo particolare, fino alla sua ultima visita, no? In Iraq. Ci ha dato un segno forte di questa fraternità, nella quale dobbiamo avere il coraggio di saperci spendere con entusiasmo, con forza, senza
pietismi o bigottismi vari, però con testimonianze profetiche. Io penso che è un tempo bello quello che stiamo vivendo. Dico, la pandemia sì, ci preoccupa, ma tutto sommato stiamo avendo delle opportunità per cercarci di più, per capire come l'assenza del mio fratello oggi genera un vuoto che va superato in maniera forte, ma va superato non perché venga colmato il vuoto che c'è in me, ma perché io possa diventare dono per l'altro, no? Questa è una cosa bella. Ecco, vi volevo far partecipe di questa mia riflessione. Ho preso spunto da quella differenza che ieri sera in collegamento con il Movimento per l'Innovamento nello Spirito, Don Angelelli, responsabile della pastorale della salute della CEI, ci ha voluto offrire. Credo, se qualcuno di voi era presente, di non aver tradito l'immagine che ci dava Don Angelelli. Grazie. Mi sentite? Sì. Sì, sì, sì. Se qualcuno... Ti sentiamo. Sì. La cosa che mi colpisce, Don Girgi, seguendo le sue catechesi, e che ci parla di Dio e nello stesso tempo si racconta. Penso che, io lo dico a livello mio personale, è importante tante volte nella nostra vita di sacerdoti raccontarsi, ritornare un pochettino indietro con il tempo. Ritornare indietro un attimino con il tempo non significa... infangare quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto e così via, ma ritornare indietro con il tempo significa fare emergere l'opera che Dio ha fatto anche nella nostra vita, perché no, anche alla luce delle nostre fragilità umane. Io ho fatto un'esperienza, diciamo, lo dico adesso, bellissima, perché magari lo diciamo con il senno del dopo. Questa settimana, la settimana scorsa, abbiamo avuto in parrocchia il funerale di un bambino morto di un anno e mezzo. E veramente mi sono fatto tante domande io, sia come uomo e sia come sacerdote, no? E mi sono chiesto, ma che cosa si può dire ad una famiglia, ad una mamma, ad un genitore che piange la morte del proprio bambino in questi momenti così particolari? Cosa si può dire, mi sono chiesto. Veramente partendo, ho cercato di dare un piccolo messaggio alla luce della parola di Dio, partendo dalla mia esperienza, facendo emergere quello che Dio, anche e soprattutto nei momenti un po' particolari della mia vita, mi ha donato. Questo perché ci tengo a dirlo? Perché penso che tante volte, io lo dico a livello mio personale, senza giudicare e criticare nessuno, penso che tante volte magari siamo un pochettino più bravi ad esternare un qualcosa di già fatto, no? Parole già fatte. Tante volte forse è più facile dire alla gente quello che deve fare anziché magari concretizzare in noi quelle parole dette. Ma il fatto stesso che tante volte magari ci raccontiamo facendo emergere, ecco, l'esperienza fatta con Dio,
penso che questo possa aiutare tantissimo sia la nostra vita di sacerdoti e sia la nostra vita anche in relazione alle nostre comunità parrocchiali, ma non solo, anche all'interno delle nostre della nostra vita relazionale. Ecco, quello che ho notato tantissimo, Don Gigi, è proprio questo, che fa emergere spesso ecco, la sua esperienza fatta con Dio, anche perché penso che è importante farla emergere, perché è un qualcosa di vissuto, un qualcosa di sperimentato, un qualcosa di più attendibile e di più credibile. Personalmente sarei una persona ipocrita, falsa, se non facessi veramente emergere l'esperienza che il Signore ha donato, sia nei momenti belli della mia vita, dove mi ha sempre sostenuto, aiutato, incoraggiato e consolato, e mi ha dato sempre quella forza, ecco, ad andare avanti. A me quello che mi colpisce sempre è un versetto, un'espressione del Salmo 15: il Signore è mia parte d'eredità, la tua sorte è caduta su luoghi deliziosi. Ecco, a livello personale spesso ci ritorno su queste parole di questo Salmo, guardando un po', ecco, la mia esperienza, posso dire veramente che Dio non mi ha mai abbandonato, anzi mi ha sempre consolato e mi ha dato sempre quella forza e quel coraggio ad andare avanti, e soprattutto quando ho vissuto, ho toccato con mano le mie fragilità umane all'interno di tutte quelle situazioni familiari che purtroppo ho vissuto, che mi hanno segnato, e sì, non lo posso nascondere, tante volte ancora se ne sente il dolore, però certamente in quel dolore ho sentito anche quella mano di Dio che ha accarezzato quel dolore e che l'ha fatto e che ha fasciato quelle ferite. Grazie. Grazie a te. Penso che possiamo anche chiudere, però prima di chiudere vorrei cogliere lo spunto, l'occasione per rivolgere a tutti Giuseppe i miei personali auguri, che condividiamo anche con gli altri fratelli. Quindi auguri per la festa di San Vicente. Quindi auguri per la festa di San Vicente. Come? Poi ancora, oltre che gli auguri a Giuseppe. Grazie per lei. Grazie. Vorrei richiamare tutti l'attenzione, un'esortazione, ma penso non è che sia su come ripetita Juvan. Dopodomani, giorno 18, saremo in preghiera perché Matteo verrà ordinato sacerdote, e per me è la cosa più bella, perché significa che viene accolto all'interno di una famiglia presbiterale, quindi apriamo il cuore nella fraternità, prima attraverso l'accompagnamento nella preghiera e poi con il sostegno, anche il nostro buon esempio, cerchiamo di non scandalizzarlo, di incoraggiarlo. Penso che questo lo dobbiamo avvertire come segno di fedeltà a quello che il Signore ci chiede. Prepariamoci per la Pasqua. Ora il giorno 23 abbiamo un altro incontro e poi veramente ci avviamo verso per celebrare i misteri della passione, morte e risurrezione del Signore. Grazie a tutti, una buona serata. Grazie a tutti, grazie, una buona serata. Grazie, padre Luigi. Grazie a Gigi. Grazie per gli auguri, arrivederci. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buona serata, arrivederci. Sì, un augurio a chi festeggia in questa settimana. Viva San Giuseppe! Ciao. Viva San Giuseppe! Auguri e buonanotte! In questa settimana! Grazie.